Io sono Saviano. 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 Io so e ho le prove. Io so come hanno origine le economie e dove prendono l'odore. L'odore dell'affermazione e della vittoria. Io so cosa trasuda il profitto. Io so. E la verità della parola non fa prigionieri, perché tutto divora e di tutto fa prova. Io so e ho le prove. Io so dove le pagine dei manuali d'economia si dileguano mutando i loro frattali in materia, cose, ferro, tempo e contratti. Io so. Le prove non sono nascoste in nessuna pen drive celata in buche sottoterra. Non ho video compromettenti in garage nascosti in accessibili paesi di montagna. Ne possiedo documenti ciclostilati dei servizi segreti. Le prove sono inconfutabili, perché imparziali, riprese con le iridi, raccontate con le parole e temprate con le emozioni e ribaltate su ferri e legni. Io vedo. Trasento, guardo, parlo e così testimonio, brutta parola che ancora può valere quando sussurra. È falso. All'orecchio di chi ascolta le cantilene arriva baciata dei meccanismi di potere. La verità è parziale. In fondo, se fosse riducibile a formula oggettiva, sarebbe chimica. Io so e ho le prove. E quindi racconto di queste verità. Cerco sempre di calmare quest'ansia che mi prende. Ogni volta che cammino, ogni volta che salgo scale, prendo ascensori, quando struscio le suole su zerbini e supero soglie. Non posso fermare un rimurginio d'anima perenne su come sono stati costruiti palazzi e case. E se poi ho qualcuna portata di parola, riesco con difficoltà a trattenermi dal raccontare come si tirano su piani e balconi, sino al tetto. Non è un senso di colpo universale che mi pervade, è un riscatto morale verso chi è stato cassato dalla memoria storica. Piuttosto cerco di dismettere quel meccanismo brechtiano che invece ha connaturato di pensare alle mani e ai piedi della storia. Insomma, più alle ciotole perennemente vuote che portarono alla presa della Bastiglia che ai proclami della Gironda e dei Giacobini. Non riesco a non pensarci, ho sempre questo vizio, come qualcuno che guardando Vermeer pensasse a chi ha mescolato i colori, tirato la tela coi legni, assemblato gli orecchini di perle, piuttosto che contemplare il ritratto. È una vera perversione. Non riesco proprio a scordarmi come funziona il ciclo del cemento quando vedo una rampa di scale e non mi distrae da come si mettono in torre le impalcature il vedere una verticale di finestre. Non riesco a far finta di nulla. Non riesco proprio a vedere solo il parato e penso alla malta, alla cazzuola. Sarà forse che chi nasce in certi meridiani ha rapporto con alcune sostanze in modo singolare, unico. Non tutta la materia viene recepita allo stesso modo in ogni luogo. Credo che in Qatar l'odore di petrolio e benzina rimandi a sensazioni i sapori che sanno di residenze immense, occhiali da sole e limousine. Lo stesso odore acido del carbon fossile a Minsk credo rimandi a facce scure, fughe di gas e città affumicate, mentre in Belgio rimanda all'odore dell'aglio degli italiani e alla cipolla dei magrebini. Lo stesso accade col cemento per l'Italia, per il Mezzogiorno. Il cemento, petrolio del sud, tutto nasce dal cemento. Non esiste impero economico nato nel Mezzogiorno che non vede il passaggio delle costruzioni. Gare d'appalto, appalti, cave, cemento, inerti, malta, mattoni, impalcature, operai. L'armamentario dell'imprenditore italiano è questo. L'imprenditore italiano che non ha i piedi del suo impero nel cemento non ha speranza alcuna. Io so e ho le prove.
È il mestiere più semplice per far soldi nel più breve tempo, adatto di un'elezione. No, possibile, conquistare fiducia, assumere persone nel tempo adatto di un'elezione, distribuire salari, accaparrarsi finanziamenti, moltiplicare il proprio volto sulle facciate dei palazzi che si edificano. Il talento del costruttore è quello del mediatore e del rapace. Possiede la pazienza del certosino compilatore di documentazioni burocratiche ed è capace di planare su terreni insospettabili, sottrarli per pochi quattrini e poi serbarli sino a quando ogni loro centimetro e ogni buco divengono rivendibili a prezzi esponenziali.